Dopo la scuderia si arriva alle stalle delle mucche da latte di razza bruna alpina. Come per le pecore, si è cercato di trovare una razza che si adattasse all'ambiente e contemporaneamente producesse latte di qualità. Per questo motivo la scelta è caduta su questa razza, facendo un'appropriata selezione con tori italiani ed americani, utilizzando la riproduzione artificiale con seme di toro congelato e conservato nell'azoto liquido, si è arrivati ad ottenere delle campionesse sia come produttrici di latte di alta qualità sia come morfologia. Le mucche brune alpine della Falode sono iscritte al libro genealogico nazionale e quindi di razza pura. La produzione giornaliera di una mucca della Falode è di 25-30 litri, suddiviso tra mungitura della mattina e quella pomeridiana, mentre quella giornaliera di tutte le mucche in lattazione è di circa 2.800 litri. Una parte del latte viene trasportato al caseificio con il camion botte per essere lavorato, mentre la restante quantità viene venduta sfusa ad un altro caseificio della zona. La razza marchigiana è una razza molto robusta e rustica che si adatta benissimo al clima e all'altitudine del Matese. Le vacche vivono tutto l'anno allo stato brado, cioè completamente libere. Hanno a disposizione un pascolo recintato di circa 500 ettari con un bosco dove vanno a rifugiarsi quando si sentono in pericolo oppure quando partoriscono. Così facendo possono proteggere più facilmente i loro vitelli dai predatori, volpi, cinghiali, lupi. D'inverno, quando le vacche hanno difficoltà a reperire il cibo, trovano riparo in un paddock coperto dove vengono assistite dal capostalla che le controlla e le alimenta con acqua e fieno. Quando i vitelli hanno raggiunto l'età di 7-8 mesi, vengono svezzati, allontanati dalle madri e quindi portati nelle stalle da ingrasso, dove sostano per circa 15 mesi. Durante questo periodo, i vitelloni vengono alimentati con foraggi aziendali e sfarinati, integratori senza OGM, per raggiungere il peso di 8-10 quintali. A quel punto sono pronti per la macellazione. La carne viene poi venduta allo spaccio. Questo cibo è molto apprezzato per il suo sapore delicato e la sua tenerezza.